Allora, intanto saluto tutti e ringrazio tutti i media che sono oggi intervenuti qui in Episcopio, mi danno la possibilità di portare un messaggio di speranza e di saluto in vista del Santo Natale. Penso che quest'anno il Santo Natale per la nostra gente, per il nostro territorio, abbia tre significati fondamentali. Intanto, ancora una volta, è un Natale nel Covid. E quindi un Natale segnato da una grande crisi sanitaria che con l'aiuto di Dio si sta combattendo con la buona volontà delle persone a tutti i livelli. Io penso che il fatto di vivere ancora una volta il Natale in un tempo di crisi ci aiuti a recuperare le cose che sono veramente importanti. Il Natale può essere una grande occasione per fare ancora i conti con la nostra vulnerabilità, una vulnerabilità che Dio ha scelto di abitare attraverso il mistero dell'incarnazione. Ecco, io vorrei invitare tutti, tutte le comunità cristiane, tutti gli uomini e le donne di buona volontà del nostro territorio a vivere con un senso vivo di responsabilità la battaglia che stiamo vivendo, che è in corso contro il virus. Il Covid. Penso che sia importante vivere il senso di responsabilità, ponendo in essere tutte le strategie che permetteranno alle nostre comunità di liberarsi definitivamente da questa difficoltà. Come vescovo, come padre, mi sento di dire a tutti l'importanza della vaccinazione. È un'opera importante anche dal punto di vista morale. Non ci sono difficoltà ad accettare il vaccino come strategia di contenimento di questa pandemia. Io ho voluto che i miei genitori, ho insistito che i miei genitori si vaccinassero, io mi sono vaccinato, oggi stesso farò la mia terza dose e quindi invito tutti quelli che possono farlo di vaccinarsi debitamente. È una forma di carità verso se stessi e verso gli altri. Per cui la parola d'ordine di questo Natale dovrebbe essere regalarsi il vaccino e regalarlo a tutti coloro che possono usufruirne, che sono in condizioni di poterlo fare. Il secondo significato che il Natale quest'anno ha, potremmo dire così, questo è un Natale sinodale. Perché le chiese che sono in Italia, la Chiesa Cattolica, è impegnata in un itinerario sinodale, un itinerario nel quale tutti i battezzati saranno interrogati e saranno in condizione di poter prendere la parola e di dire qualcosa di importante sul futuro della comunità cristiana. È un evento storico questo. Prima i sinodi erano eventi ecclesiali importanti che però potremmo dire interessavano soprattutto la leadership della comunità cristiana. Invece adesso, per un'espressa volontà di Papa Francesco, il sinodo riguarderà direttamente tutti i battezzati, ma anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliono dire, prendere parola sul futuro della Chiesa. Io penso che questo tempo di Natale sarà decisivo nel cammino sinodale perché nei mesi di dicembre, nei mesi di gennaio e febbraio soprattutto, si entrerà nel vivo della consultazione dei fedeli. Quindi è un Natale sinodale questo, un Natale in cui le comunità cristiane provano a camminare insieme. Io penso che il Natale sia già di per sé un evento sinodale, è Dio che vuole camminare con gli uomini. Ma proprio perché Dio vuole camminare in mezzo agli uomini, noi vogliamo camminare insieme. Quindi questo Natale è un Natale sinodale ed è una splendida occasione per riscoprire la gioia di camminare insieme, di affrontare insieme, di immaginare insieme il presente nella direzione del futuro. Un'ultima nota importante riguarda il Natale quest'anno, il fatto che nella Chiesa diocesana
avremo un appuntamento importante il 5 gennaio prossimo, quando nella cattedrale sarà ordinato un giovane, Leopoldo Rabia, che diventerà diacono. Io penso che sia questo un bel regalo di Natale per la nostra comunità. Leopoldo diventerà adesso diacono, ma nei mesi che verranno diventerà sacerdote, presbitero. Io ritengo che in un tempo di incertezza, di paura, come quello che stiamo vivendo, avere il segno di un giovane che ha il coraggio di investire il suo presente, il suo futuro a servizio di Dio e della Chiesa sia una bella opportunità. Penso che il segno di una vocazione di consacrazione totale, come è l'impegno del diaconato e del presbiterato di Leopoldo, sia un grande segno di speranza, soprattutto per i giovani del nostro territorio. In un tempo come questo, nel quale le incertezze, le paure rischiano di erodere la speranza, noi abbiamo invece in Leopoldo la possibilità di guardare un giovane che ha, come dire, l'ardire e il coraggio di scommettere tutto il suo futuro nelle mani di Dio. Penso che sia una bellissima opportunità. Mi permetto anche, alla fine, di fare un augurio alla nostra comunità, e non solo alle comunità cristiane, ma più ampiamente alla comunità civile, a tutti gli uomini e le donne del nostro territorio. Proprio l'esperienza sinodale che come Chiesa stiamo vivendo ci sta facendo gustare la bellezza del camminare insieme, la bellezza di sentirci un noi, una squadra, un team che lavora insieme, che pensa insieme, che affronta i problemi insieme. Proprio a partire da questa esperienza di sinodalità, io mi permetto di augurare alla nostra gente, al nostro territorio, proprio questo. Sia questo un Natale sinodale, un Natale nel quale riscoprire la noità, la bellezza di dire noi, la bellezza del bene comune, la bellezza di essere comunità, per superare quello strisciante individualismo che è un vero e proprio tarlo che erode la qualità della vita del nostro territorio. Purtroppo tutti sappiamo che il nostro territorio è balzato agli onori della cronaca proprio di recente, no? Siamo, secondo alcuni, proprio la coda dell'Italia nel termine di qualità della vita. Potrebbe essere bello che proprio dal nostro territorio potremmo, in qualche modo, se siamo agli ultimi posti per tanti aspetti in Italia, nel nostro territorio, potremmo provare a essere i primi sulla noità, sul senso dell'essere comunità, e sperimentare la gioia di lavorare, di affrontare insieme i problemi. Quindi sia un Natale comunitario, sia un Natale come una splendida occasione per riscoprire il bene comune. Nel mistero del Natale Dio si è fatto il Dio con noi, è entrato nella noità umana. Io l'augurio che faccio è proprio che questo ingresso di Dio nella noità umana, il ricordo di questo evento importante, faccia fare un salto di qualità alla nostra consapevolezza di essere noi, di essere comunità. Auguri di un santo Natale a tutti.